E allora possiamo iniziare la nostra, credo, sedicesima più o meno lezione ad occhio. No? Lei che dice? Andiamo. Dice. Ha perso il conto. Io pure ho perso il conto. Però ricordo esattamente, come vi stavo dicendo, appunto, che abbiamo fatto un primo salto all'interno della costruzione della domanda aggregata, dove abbiamo descritto due delle tre variabili che ci interessano in economia chiusa, vale a dire consumo e spesa pubblica, insieme alla spesa pubblica anche abbiamo parlato della tassazione e quindi del budget del governo, deficit e debito, differenze. Abbiamo detto, lasciamo da parte gli investimenti. Che cosa sono gli investimenti? Sono sempre parte della domanda aggregata, ma sono quella parte della domanda aggregata che riguarda il lato imprese. Ricordiamoci il grafico, il disegno che abbiamo fatto insieme rispetto alla schematizzazione di una macroeconomia. Da una parte le famiglie, dall'altra le imprese, le famiglie consumano e risparmiano, abbiamo detto, le imprese investono. E quindi ricordando che la nostra domanda aggregata in economia chiusa AD, per adesso l'abbiamo composta dal consumo, dalla spesa pubblica e dagli investimenti, abbiamo detto il consumo identificato come una variabile endogena, funzione del reddito disponibile, lineare. Reddito disponibile vuol dire reddito meno la tassazione, tassazione che può essere sia fissa che anche immaginata proporzionale al reddito, con un'aliquota T piccola. E quindi questa l'abbiamo immaginata come una funzione la più semplice possibile lineare, C0 consumo di sussistenza, C1 propensione marginale al consumo. Spesa pubblica data, il governo decide il livello di spesa pubblica necessario per i suoi obiettivi di politica sociale, chiaramente finanziata attraverso la tassazione, e quindi da questo abbiamo definito il budget del governo, G-T o T-G, esattamente la stessa cosa è. L'importante è sapere che se è definita come G-T, se questo è positivo abbiamo un deficit, se questo è negativo abbiamo un surplus di bilancio. Pareggio di bilancio non vuol dire altro che G uguale a T. Okay? Se abbiamo deficit si emette debito. Investimenti, quelli di cui parliamo oggi. Gli investimenti sono le scelte di spesa, scusate, di domanda delle imprese. A che cosa servono? A mettere in atto i loro piani di produzione. Quindi quando pensiamo agli investimenti, dimentichiamo quello che leggiamo sui giornali o quello che normalmente dovrebbe venirvi in mente quando sentiamo la parola investimenti lì fuori, no? Quando sentiamo la parola investimenti, in realtà noi pensiamo subito agli investimenti finanziari. Questi sono investimenti di produzione, quindi non stiamo parlando di titoli, di azioni, di borsa, no, stiamo parlando di investimenti di produzione. Qual è il flusso che canalizza questi investimenti? Quelli che vanno dalle famiglie alle imprese attraverso uno dei fattori di produzione, il capitale. E abbiamo detto che il capitale ha un costo, il tasso di interesse. E quindi il nostro livello degli investimenti dipende dal tasso di interesse. Perché? Perché abbiamo detto che gli imprenditori non hanno nella loro tasca il capitale, non hanno a disposizione il lavoro necessario alle scelte di produzione, ma hanno le idee. Prendono a prestito questi fattori di produzione e mettono in atto
le loro idee di produzione. Prendere a prestito vuol dire che le devono pagare. Pagare vuol dire che per ogni ora lavorata che ottengono pagano un salario orario, pagare vuol dire che per ogni unità di capitale pagano un tasso di interesse. Quindi la nostra funzione di interesse di investimenti, scusate, è sicuramente funzione del tasso di interesse I. E la possiamo immaginare anche funzione del reddito, se immaginiamo che un'economia che ha un reddito più alto naturalmente ha un investimento più alto, questo è un'assunzione ragionevole. Ci focalizziamo per adesso sulla relazione tra investimenti e tasso di interesse. Perché ci focalizziamo su questa relazione? Perché è la relazione che vedremo poi lega questo mondo, che ricordiamoci è la costruzione dell'equilibrio nel mercato dei beni e dei servizi, quindi nella parte reale della nostra economia, e che cosa accade nella relazione tra investimenti e tasso di interesse? Come ce la immaginiamo questa relazione? Inversamente proporzionale, quello è un prezzo del capitale. Quindi più costa il mio capitale, più gli investimenti si riducono. Perché? Perché a parità di altre condizioni mi costa di più ottenere quel fattore di produzione. Quindi una relazione negativa, ok? Posso immaginarla quindi, come anche in questo caso, come una funzione lineare, dove i miei investimenti potrebbero essere uguali a una parte fissa, come nel caso del consumo, I0, meno una certa proporzione relativa al tasso di interesse. Poi, se vogliamo, possiamo metterci anche dentro una componente che la rende questa funzione dipendente dal livello del reddito, ma non è necessario per adesso nella nostra analisi. Ci siamo? Quindi B chiaramente è la sensibilità del livello degli investimenti al tasso di interesse, e per quello abbiamo messo meno davanti. Ci siamo? Quindi la nostra costruzione della domanda aggregata in economia chiusa è a questo punto fatta, perché non abbiamo, vi ricordate quando ho fatto il disegno del nostro sistema macro, abbiamo detto c'è un'altra lavagna dall'altra parte dove c'è un altro disegno uguale, il collegamento è il mercato del commercio internazionale, quindi esportazioni e importazioni, e il mercato valutario, dove questi flussi di beni e servizi trova il riscontro nei movimenti monetari e finanziari. In questo caso tagliamo questo canale, rimaniamo nell'economia chiusa, e quindi le tre componenti definiscono la domanda aggregata, cioè tutto quello che viene richiesto dal lato della domanda nel nostro sistema macro. Quindi la posso scrivere questa domanda aggregata come la somma delle tre componenti: consumo più investimenti più spesa pubblica, e la posso esplicitare anche rispetto a le variabili che ci siamo detti, vale a dire la mia domanda aggregata è C0 più C1 Y meno la tassazione più I0 salute meno B per I più G. Ok? Ci siamo? Questa è la mia domanda aggregata.
ricordiamoci sempre, uno quando parte poi nella corsa, no? Dice, ah, va, questo l'ho capito, il consumo l'ho messo, l'investimento, ma che sto facendo? Qual è il fine ultimo di definire la domanda aggregata come somma di consumo, investimenti e spesa pubblica? Sto sempre cercando un equilibrio io, giusto? Sto cercando l'equilibrio nel mercato dei beni e dei servizi. Un po' di lezioni le abbiamo fatte, il nostro equilibrio naturalmente dove lo andiamo a cercare? Dove la domanda è uguale all'offerta, abbiamo sempre fatto così, no? Quindi questa è la parte di domanda aggregata, offerta aggregata. L'offerta aggregata che cos'è? L'abbiamo detto, le imprese prendono input, capitale e lavoro, tirano fuori output, produzione di beni e servizi. Quella è la nostra offerta. La nostra offerta è data da una funzione di produzione Y uguale a una certa funzione dove inseriamo dentro i due input che ci interessano. A questo punto sappiamo come si trova l'equilibrio, dove la produzione eguaglia la domanda aggregata, dove Y è uguale ad AD. Questo è il nostro equilibrio, banalmente. Ci siamo? A posto, ragazzi? E allora a questo punto possiamo esplicitare il nostro livello di equilibrio, di reddito di equilibrio e chiaramente equivalente alla nostra produzione di equilibrio rispetto alle variabili che abbiamo definito costruire la nostra domanda aggregata. Questo vuol dire semplicemente riscrivere la nostra funzione, scusate, la nostra equazione di equilibrio in questo modo. Ok? Ci siamo? E allora a questo punto un'equazione è un'incognita, giusto? Perché la mia incognita è questo: la produzione che mette in equilibrio domanda e offerta aggregata. E quindi isolo la Y, che è la mia incognita, e risolvo per la stessa Y. Se volete farlo passo passo, uno che cosa fa? Apre questa variabile qui. Ci siamo? Ho semplicemente aperto moltiplicando C1. È chiaro che l'unica da questa parte variabile, scusate, l'unico termine che ha al suo interno la Y, che è quella che sto cercando, è C1 per Y, la porto dall'altra parte. C0 più, anzi mettiamo subito il meno quello lì, meno C1 per T più C0 più, scusate, questo è meno T, meno D per I più G, l'ho portata dall'altra parte. E quindi questa, risolvendola, mi dice che il mio reddito di equilibrio, che chiamo Y star, è uguale a 1 su 1 meno C1, che moltiplica tutto questo. C0 meno C1 per T più I0 meno B per T più G. Ci siamo?
questa posso chiamarla spesa autonoma A. Perché la chiamo spesa autonoma? Perché è la parte autonoma della nostra domanda aggregata, non dipende da Y, non ha alcuna componente endogena, ok? Ed è quello che ci permette poi di analizzare il nostro equilibrio macro quando noi andiamo a dire che succede se cambia uno delle variabili, si arrivo, una delle variabili di interesse, mi dica. Sì, allora, noi che cosa stiamo facendo? Cercando l'equilibrio, dove la domanda aggregata è uguale alla offerta aggregata. Quella Y, che io chiamo Y star, è il valore di Y che mette in equilibrio il mercato dei beni e servizi eguagliando domanda a offerta aggregata, e quindi la chiamiamo reddito di equilibrio, produzione di equilibrio, perché lì domanda e offerta sono uguali. Ok? Bene, che succede ora guardando graficamente a questo sistema? Succede che noi siamo in grado qua, mettiamo la domanda aggregata, siamo in grado di disegnare quello che abbiamo appena fatto e capire poi insieme e interpretare questo equilibrio. Come lo facciamo? Mettiamo l'asse delle ordinate, la domanda aggregata, asse delle ascisse, produzione, e iniziamo a mettere questa funzione all'interno di questo grafico. Che inclinazione, cioè disegniamo la domanda aggregata, ok? Ricordiamoci che questa è la domanda aggregata, giusto? Che inclinazione ha? Positiva, negativa, e quanto è inclinata? Negativa. Perché? C'è meno D. Qua c'è Y, qua c'è D. Quindi l'inclinazione da chi è data? Qual è la variabile che identifica la pendenza su questo grafico della domanda aggregata? Non ho capito questo. Tutte e due, una sola, come se sono tutte e due come? Quando abbiamo dei dubbi, no? Torniamo all'origine della domanda. La domanda che vi sto facendo ha come presupposto vi sto chiedendo disegna quella funzione lineare su un grafico del genere, no? Quindi vi sto chiedendo, senti un po', ma questa com'è? A e B positiva, la sapete fare questa? A dove, che cos'è? Intercetta, quindi sta qua. B che cos'è? La pendenza, giusto? Quindi se B è positivo, voi fareste questo. Giusto?
Ok, quindi dietro abbiamo questo che lo sappiamo da tempo in memoria, no? Vediamo qua, cerchiamo di individuare quella funzione lì, qui. No? Quindi se io vi dico questo, no? AD uguale, metto AD qua, qui sotto voi nascosta che cosa c'avete? Y uguale A più BX. La Y è AD, giusto? La A, l'intercetto, è tutto quello che non è attaccato alla nostra X, che qua è Y, giusto? Ci siamo? Ok. Non ci siamo? No, ho capito ragionamento che volevo associare le cose di sopra a quelle di sopra. Quella è A più B, quindi. Però qua diciamo che ci sono. C'è una A che è molto grande. A è fatta da C0 meno C1 per T più I0 meno B1. E scusate, meno P per I, più G, quella è tutta A. La mia pendenza è solo C1, ok? Ok, quindi, e com'è C1? Positivo. Quindi la pendenza è positiva, ok? So ancora una cosa in più, perché C1 non solo è positivo, ma è anche minore di 1, abbiamo detto. Lo ricordate? Propensione marginale al consumo minore di 1, altrimenti non avremmo risparmio nella nostra economia. Mi dica. Non ho capito, mi scusi, la sento poco. Come A prendo C1? No, C1 è la pendenza, quindi è la B. No, la X è solo Y, guardi qua, c'è T qua? No. Quindi io questa la apro e la scrivo così, C0 meno C1 per T più I0 meno B più G più C1 per Y, ok? Questa qui è tutta A, questa è B, ok? Ci siamo? Mi dica? Il significato delle variabili dell'equazione, C0 sarebbe il consumo? È una parte del consumo, si ricorda la definizione di consumo che abbiamo dato nella scorsa lezione? Ah. Il consumo è una funzione lineare dove noi abbiamo una componente che chiamiamo consumo di sussistenza e per quello la invidiamo con C0, parte esogena del consumo, lei ce l'ha comunque, e poi c'ha il consumo dipendente dal reddito disponibile, quindi propensione marginale al consumo per il reddito disponibile. Quanto della torta che lei ottiene consuma, ottiene un reddito disponibile di 100, la sua propensione marginale è 0.8, 80 li consuma di questi 100, che ci fanno gli altri 20? Li risparmia, abbiamo visto, ok? Ci siamo? Ok, e quindi abbiamo scoperto non solo che ha pendenza positiva la nostra domanda aggregata, ma anche inferiore ad 1, ok? E abbiamo scoperto che ha tutto questo come intercetto. Grazie. E quindi qua la possiamo fare, eh? Guardate che tutto questo è esattamente quello che prima io ho chiamato spesa autonoma. Lo vedete? C0 meno C1 più I0 meno P per I più G, è esattamente quello. Okay?
Quindi l'intercetto è tutta la spesa autonoma che c'ho. A. La pendenza della via AD è C1. Ok? Benissimo. A questo punto dobbiamo trovare il luogo dove questa è uguale ad y. Ricordiamoci che cosa stiamo cercando. Y è uguale ad y. Ok? Come faccio ad identificare il luogo dove y è uguale ad y? Punto interrogativo. Graficamente dico, quello già l'abbiamo fatto. Graficamente come faccio? Lì sopra, no? Su questo grafico. Non partendo da quell'equazione là. Lei può partire anche come vuole lei, però per farlo graficamente deve ragionare dove è possibile trovare su questo grafico un punto y uguale a d. Ok? Quindi basta guardare, basta. Sembra che io la faccio facile, scusate, io non voglio farla facile, non è per niente facile. Bisogna guardare il grafico e dire dove sono questi punti, dov'è che y è uguale a d su quel grafico? C'è qualcosa che mi permette di identificare i punti dove y è uguale a d? Qualche funzione che mi permette di trovare y è uguale a d? La spesa autonoma è la stessa La spesa autonoma contribuisce a formare Y stella, ma Y stella è dove produzione, offerta aggregata uguale a domanda aggregata. Io sto ancora ragionando nuovamente rispetto al grafico, quindi in mente c'ho sempre quella roba lì dietro. Ok? Quindi in mente ho sempre una situazione generale dove vi sto chiedendo, senti un po', ma mi disegni qui sopra y uguale a x? Questo vi sto chiedendo, perché là vi sto chiedendo y uguale a d. Qua vi sto chiedendo generalmente y uguale a x. Dov'è y uguale a x qua? La so disegnare y uguale a x? La bisettrice di questo quadrante. Perché vuol dire disegnare 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ok? Questo vuol dire y uguale a x. E quindi qua y uguale a d, dove io so che deve essere il mio punto di equilibrio, perché il mio punto di equilibrio deve essere y uguale a d, lo identifico attraverso la bisettrice di questo quadrante. Questa qui mi indica tutti i punti possibili di equilibrio. Poi ne trovo uno solo, che è quello dove effettivamente incontro la mia domanda aggregata, no? Questo qui. E questo è il mio y star che ho trovato qui. Ok? Ci siamo?
Quindi noi abbiamo due pezzi, ragazzi, molto importanti, che adesso dobbiamo guardare insieme per capire un pochino che stiamo dicendo. Questo si chiama spesa autonoma e altro non è che l'intercetta della mia domanda aggregata. Questo si chiama moltiplicatore o completo moltiplicatore keynesiano dell'economia. Quest'uno su 1 meno C1, 1 su 1 meno propensione marginale al consumo. Che cosa sappiamo di questo termine che chiamiamo moltiplicatore? Allora, ho definito 1 su 1 meno C1 come il moltiplicatore keynesiano dell'economia. E vi ho chiesto, conoscendo la struttura di quello che abbiamo definito fino adesso, consumo, investimenti, spesa pubblica, cosa possiamo dire su quel moltiplicatore? Lo sappiamo definire in termini di grandezza? Intanto sappiamo dire se è positivo o negativo? O non lo sappiamo? È positivo. Perché è positivo? È positivo perché moltiplica la funzione marginale del consumo con le transazioni. Non ho capito. In teoria dovrebbe moltiplicare la funzione marginale del consumo per ogni transazione. E quindi perché rende quel valore positivo quello che ha detto? Non ho capito. Cioè lei ha detto perché moltiplica ogni propensione marginale al consumo con la tassazione, ho capito bene? Per ogni transazione. Transazione o tassazione? Mi scusi. Transazione. E perché dovrebbe rendere quel termine positivo? Supponevo che si sommasse. Ok, ma se lei somma dei numeri negativi diventa sempre più negativo. Allora ci deve essere qualche altra cosa che ci spiega che segno può avere quel... C1, lei ha detto che è comunque meno di T1, cioè i due sono fissi, C1 C1, 1 è 1, non è che si muove, ma C1 pure lo conosciamo, abbiamo detto non solo è positivo ma è minore di 1, ok? Quindi il denominatore com'è? Però può essere anche minore di 1, se è minore di 1 può essere anche minore di 0. No, perché abbiamo detto è positivo. È minore di 1, quindi il denominatore com'è? Positivo, per forza, non si scappa. Ok, per quello allora possiamo dire, guarda che quel moltiplicatore, intanto ti dico che è positivo, ma ti so dire qualcosa di più, perché il denominatore, essendo C1 minore di 1 e maggiore di 0, è un numero sempre più piccolo di 1, sempre, non può essere più grande di 1, ok? E quando il denominatore è più piccolo di 1 ma positivo, che succede al nostro rapporto? Se io faccio 1 diviso 0,5, cosa ottengo? Un numero più grande del numeratore, un numero più grande di 1. Quindi so per certo che quell'aggeggio che ho chiamato moltiplicatore è un numero più grande di 1. E allora inizio a capire perché si chiama moltiplicatore. No? Non perché non avevo altre parole, non avevo, non io, non perché Keynes non avesse altre parole a disposizione rispetto al termine moltiplicatore, ma perché effettivamente ci indica che il reddito di equilibrio è un valore più alto di tutta la spesa autonoma. Ok? Se la spesa autonoma è A e quel C1 è 0,5, il nostro reddito di equilibrio diventa 2 per
ok? E più è alto quel C1, più è alta la propensione marginale al consumo, più quel moltiplicatore è alto, ok? Perché se quel moltiplicatore è 0.9, lì sotto 0.1, quel moltiplicatore diventa 10. Ok? Ci siamo? Ma quindi poi C1 non può qualificarsi uno perché il moltiplicatore diventerebbe l'infinito. Esattamente. Però da un punto, questo è dal punto di vista matematico, no? Da un punto di vista concettuale, se noi avessimo un'economia dove tutto quello che viene prodotto viene consumato, lei però non avrebbe modo di costruire quella produzione perché non avrebbe risparmio. Ok? Oh, e allora questo l'abbiamo capito. Moltiplicatore, spesa autonoma. La prima cosa che dobbiamo identificare è questa. Lì sopra sul grafico noi il moltiplicatore non lo vediamo direttamente. Ok? Perché non lo vediamo? Perché non c'è la pendenza 1 meno C1, ma c'è la pendenza C1. Vediamo come identificare il moltiplicatore, ok? E poi facciamo il ragionamento che ci aiuta a capire economicamente che cosa indica questo moltiplicatore. Allora, dato questo reddito equilibrio Y star, quello che ci interessa fare è sempre statica comparata, no? Faccio una fotografia, ho un certo livello di G, di C, trovo il mio reddito di equilibrio. Dopodiché può essere interessante dire che cosa? Senti un po', ma se lo Stato decide di aumentare la spesa pubblica, cosa accade al mio modello? Cosa accade al mio reddito di equilibrio? Dato tutto questo strumentario qua, se io vi facessi questa domanda, voi come rispondereste adesso? Se lo Stato aumenta la spesa pubblica, decide di spendere di più in termini di servizi ai cittadini in questa economia, cosa succede al mio reddito di equilibrio? Lei ha detto si abbassa, lei ha detto aumenta. Mettiamoci d'accordo e cerchiamo di arrivare a una posizione condivisa. Mediamo, ok? Chi vuole iniziare ad argomentare la sua posizione? Lei che ha detto si abbassa? L'ho sentita per prima, quindi le tocca. Affinché lo Stato investa in spesa pubblica, deve entrare in tasse sicuramente ai cittadini e quindi il reddito si abbassa. Mi spiega questa sua affermazione, perché lo Stato deve mettere più tasse? È uno dei modi, non è l'unico, quindi non è obbligato a farlo. Qual è l'altro modo che abbiamo detto? Con il debito pubblico. Quindi io non le ho detto se lo Stato tassa o emette debito pubblico, io le ho dato solo l'informazione: aumenta la spesa pubblica. Se io non le dico altro, lei deve assumere che tutte le altre variabili sono fisse. Si ricorda qual è la questione della statica comparata, no? Tengo tutto fermo e ne faccio variare una, così da poter fare il confronto rispetto a quella variabile. Quindi io appositamente l'ho detto aumenta solo la spesa, aumenta la spesa pubblica, perché voglio sapere che succede al mio equilibrio tenendo tutto fermo quello che sta là dentro e facendo aumentare la spesa pubblica. G. Se aumenta G e tutto il resto resta fermo, è ancora nella stessa opinione lei? Aumenta la spesa autonoma, aumenta il mio reddito di equilibrio. Ma qualunque fosse stato quel valore, basta avere un moltiplicatore positivo, no?
lei avrebbe un innalzamento del suo equilibrio, perché graficamente che sta succedendo? Mi devo alzarmi, ai ai ai. Graficamente sta succedendo che l'aumento di G lei lo vede, come giustamente ha notato, in un aumento della spesa pubblica. Sta salendo l'intercetta, ok? La pendenza sempre quella rimane, no? Il mio nuovo A' ha l'incremento delta G della spesa pubblica positivo. Intercetta varia proprio della spesa pubblica, ok? E il mio reddito lo ritrovo di nuovo chiamiamolo Y con due stelline, Y star star, lo ritrovo dove la domanda aggregata è uguale a quel luogo geometrico che mi indica tutti i possibili equilibri nel mio mercato dei beni e dei servizi. Ci siamo? Questa è la mia variazione di reddito dovuta a una variazione di spesa pubblica. Io che cosa sto facendo? Sto dicendo, guarda che il tuo Y sta a star è uguale a 1, 1 meno C1, C0 meno C1, I più I0 meno B per I più G', dove G' meno G è quanto cresce la spesa pubblica, il delta G che ho fatto qui sopra, ok? E Y star star meno Y star è il mio delta Y che ho disegnato qua sopra, ok? Ci siamo? Posto? Perfetto. Quindi lo vedo anche. Che succede? No, ho realizzato questo tipo di sistema adesso. L'illuminazione. L'illuminazione, meno male. L'importante è che l'illuminazione arrivi prima dell'esame e non dopo, no? Quindi aumentando la spesa pubblica aumenta il mio reddito di equilibrio e aumenta di più dell'aumento della spesa pubblica. Lo vedo graficamente, lo vedo guardando a che cosa? Al rapporto tra delta Y su delta G, che non è nient'altro che la derivata della mia funzione qui rispetto a una variazione di G, che non è nient'altro che è uguale al moltiplicatore, no? Questo delta Y e delta G è uguale al moltiplicatore, lo vedo da lì, è maggiore di 1, lo vedo da qui. Che cosa sta succedendo? Io sto aumentando la mia domanda aggregata, vado qui. Ma cosa accade? L'aumento della domanda aggregata corrisponde ad un nuovo livello di Y. Vado qui. Ma lì ancora non sono in equilibrio. Ok? Perché ho avuto un aumento del mio reddito di equilibrio che fa aumentare la domanda aggregata. Vado qui. E così via. Fino a quando non arrivo al mio nuovo punto di equilibrio. Che cosa stiamo disegnando? Aumenta Y per effetto di un aumento esogeno della spesa pubblica? Questo non ci piove. Ho questo primo aumento. Y aumenta esattamente di quanto aumenta la spesa pubblica. Giusto? Ma questo Y aumentato si riflette anche nell'aumento della componente endogena. Il consumo aumenta,
e quindi vado a finire qui. L'aumento di consumo che cosa provoca? Provoca di nuovo un aumento di Y, è un effetto moltiplicativo. Ok? Ci siamo? Tutti questi effetti si sommano fino ad arrivare al mio punto di equilibrio. Bella densa? Lo metto su, è chiarissimo, avete domande per me? No? Ok, ottimo. Allora, ho due domande per voi, una la facciamo insieme e una ve la lascio per casa e la rivediamo domani all'inizio della lezione. Prima domanda. Cosa accade al mio equilibrio di sopra se invece di assumere una tassazione fissa assumo una tassazione puramente proporzionale? Quindi vi sto dicendo, dimmi un po' che succede se t è uguale a t per y, dove t piccolo è l'aliquota di tassazione fissa, proporzionale, non progressiva. 15%, 20%, 30%, gioia di Salvini, abbiamo fatto la fat tax per tutti. Ok? Com'è il nostro moltiplicatore? Cosa accade al nostro moltiplicatore? Come mi rispondete a questa domanda? In caso di aliquota fissa, il reddito nazionale risulterebbe bloccato dal gettito fiscale, giusto? In caso di tassazione fissa o aliquota fissa? Di tassazione fissa. Sì. Quindi c'è meno gettito fiscale? Sì. Oddio, dipende. Però il reddito viene tassato ad un livello fisso. Quindi se aumenta il reddito, la tassazione non aumenta. Invece in questo caso, se aumenta il reddito, la tassazione aumenta. Ok? Cosa accade al moltiplicatore? Dice, boh, chi lo conosce sto moltiplicatore? Ci ragioniamo un attimo, ce la possiamo fare? Siete stati in vacanza, avete fatto il ponte? Quindi siete stanchi? Siete al recupero dai festeggiamenti di ieri? Che si fa? La grigliata, giusto? Avete grigliato? Che ha grigliato lei? Che l'avete tutta soddisfatta? Mi dica, mi faccia... Sì, lei... È tutta sotto. Ma cosa? Che stai mangiando? Tutto! Salsicce, poi? No, perché io sono proprio goloso, è per quello che glielo chiedo. Perché me li immagino qui che passano, che mi vorrei mangiare. Arrosticini? No. Ah, a me piacciono tante cose. Forza e coraggio, riprendiamoci dalla grigliata. Ce la possiamo fare. Ah, dice lei aspetta il 1° maggio. Si fa tutta una tirata, tutta una griglia lunga dal 25 al 1° maggio.
Allora, il ragionamento che ha fatto il vostro collega vi porta nella direzione corretta. Lui dice, attenzione che se io impongo una tassazione proporzionale al reddito, se aumenta il reddito, aumenta la tassazione. Ma nel nostro ragionamento del moltiplicatore, che cosa abbiamo detto? L'aumento del reddito fa aumentare il consumo e quindi c'è quell'effetto moltiplicativo che fa crescere più che proporzionalmente il mio reddito rispetto all'incremento della parte autonoma. Ora abbiamo questa componente che un pochino ci frena, perché è vero che aumenta il consumo, ma aumenta anche la tassazione e la tassazione agisce negativamente. Quindi se faccio questo ragionamento e mi è chiaro l'effetto moltiplicativo, mi devo aspettare che il moltiplicatore in caso di tassazione proporzionale sia meno grande di quello che abbiamo visto prima. L'effetto moltiplicativo deve essere meno pronunciato. Perché? Perché è vero che aumenta il consumo, ma aumenta anche la tassazione. Vediamo se effettivamente, cercando il nostro moltiplicatore, ci ritroviamo in questo ragionamento. E come facciamo? Esattamente come abbiamo fatto prima. Y uguale a D, Y uguale a C0 più C1, Y meno T per Y. Perché adesso non ho la tassazione fissa. Più I0 meno B per I più G. Apro C1 per Y meno C1 per T per Y più I0 meno B per I più G. Quindi riporto dall'altra parte come ho fatto prima C1 per Y più C1 per T per Y uguale alla parte autonoma C0 che mi è rimasta più I0 meno B per I più G. Esattamente quello che abbiamo fatto prima, ma abbiamo un termine in più. Perché? Perché abbiamo una componente che riguarda anche la tassazione. Ma non è che non posso mettere in evidenza questa qua, no? Lo posso fare tranquillamente, posso costruire tranquillamente il mio moltiplicatore come prima. Ci siamo? C1 più C1 per T uguale a tutta la mia spesa autonoma. La chiamo A. Sappiamo cosa c'è dentro. Posso ancora mettere un pochino in evidenza, no? Questi qua sono in comune. 1 meno C1 che moltiplica 1 meno T. Uguale la mia spesa autonoma. E ho costruito il mio moltiplicatore. Che cosa scopro? Che l'aliquota T piccola entra nel moltiplicatore, più è alta l'aliquota, più il mio moltiplicatore si riduce. Perché ha un effetto sulla propensione marginale del consumo. Ed è quello che diciamo a parole. È vero che ti aumenta il consumo,
ma questo aumento non è più libero come prima, ma viene frenato dalla tassazione proporzionale. Più è alta la tassazione proporzionale, più vieni frenato. Ok? E quello lo vedo anche nell'inclinazione della mia D, che non è più C1, ma è un po' più piccola. Uno meno t. E poi sotto c'è sempre uno. Sì, quelli sono tutti uno. No, e i da dove esce? È uno con una stanghetta con uno. Ci siamo? Siamo a posto? È chiaro? Ok. Provate a fare questo graficamente lì sopra. Vedete un pochino come cambia la pendenza nella mia D, ok? Così vi rendete conto anche graficamente di quello che sta accadendo, ma questa non è la domanda che vi faccio per casa. La domanda che vi faccio per casa è: ma dovessero cambiare gli investimenti delle imprese, che succede al nostro equilibrio? Punto interrogativo. Crescere, diminuire, cambiare. Ok? Domani iniziamo la nostra lezione rispondendo da parte vostra a questa domanda. Se non ci sono domande da parte vostra, ci vediamo domani. Grazie.